Bene, iniziamo questi video nuovi. Allora, l'insulina, parolina che si sente spesso in campo nutrizionale. Che cos'è? Come agisce e a cosa serve? Però, un attimo che arrivo. Eccomi qua, mi sono tolto il camice. Perché mi sono tolto il camice? Perché non voglio un distacco. Voglio ragionare su argomenti insieme a voi. Magari nei commenti discuterne anche. Cercare di arrivare ad una buona comprensione di un determinato argomento. L'insulina, un ormone peptidico. E già qui mi fermerei, perché vorrei farvi capire che cosa significa ormone e cosa significa peptidico. Bene ragazzi, iniziamo. Un ormone è una molecola prodotta da determinate cellule, che poi questa molecola è immessa nel circolo sanguigno con il principale obiettivo di provocare una risposta da parte di altre cellule. È come se noi dicessimo ad una persona che è qui con noi: vai all'autolavaggio, quindi esci per strada, e di all'addetto dell'autolavaggio che può iniziare a lavare la macchina. Ecco, in questo caso la persona che ha recepito il messaggio, vai all'autolavaggio a dire che, è come se fosse l'ormone prodotto da una cellula che deve compiere un'azione. Che ad esempio è, se non l'avete capito, scrivetelo nei commenti che in qualche modo ve lo faccio capire. Ora parliamo dell'altra parola, ovvero peptidico. Cosa significa? In poche parole significa che è composto da aminoacidi, ovvero una molecola composta da due aminoacidi. E no, non è una proteina. La proteina è come se fosse un treno, mentre il peptide è paragonabile ad un'auto con un rimorchio, oppure a un camion con il doppio rimorchio. Quelli che incontrate in superstrada o in autostrada e fate fatica a superare. Ora che abbiamo bene in mente che cos'è un ormone peptidico, possiamo fare un passo avanti e cercare di comprendere come agisce nel corpo. Bene, l'ormone peptidico non è liposolubile, e ciò significa che è lipofobo, e cioè è che non può interagire con le molecole lipidiche, e quindi non può entrare, non può oltrepassare la membrana delle cellule. Anche qui per aiutarvi vi faccio un esempio. È come se noi avessimo solo il potere di interagire all'esterno di un edificio, ovvero aprire le porte e le serrature che troviamo all'esterno. Oppure di poter aprire le porte di tutte le case che troviamo lungo un viale. Poi ci sono altri tipi di ormoni, come quelli steroidei, ma di questi ne parliamo un'altra volta. Ora che abbiamo spiegato bene che cos'è un ormone peptidico, possiamo iniziare a parlare dell'insulina. L'insulina quindi è una molecola aminoacidica che può agire all'esterno della cellula. Di tutte le cellule? No, solo di alcune cellule, solo di quelle che hanno una porta con una determinata serratura che è apribile dalla chiave, che in questo caso è l'insulina. Sì, perché l'ormone è la nostra chiave che apre una porta o accende una macchina. E quali sono i bersagli principali dell'azione dell'insulina? Fegato, tessuto adiposo e muscolo scheletrico. La tipica risposta delle cellule bersaglio è data da un aumento del metabolismo del glucosio. In alcuni tessuti l'insulina regola i trasportatori GLUT. Altri tessuti, tra cui cervello, epiteli di trasporto renale ed intestinale, non richiedono insulina per la captazione e il metabolismo del glucosio. Quindi l'insulina è un ormone peptidico che serve principalmente ad abbassare il glucosio nel circolo sanguigno, cioè è un ormone ipoglicemizzante. E come fa ad abbassare il glucosio? Principalmente attraverso quattro meccanismi. L'insulina aumenta il trasporto di glucosio quasi su tutte le cellule insulinosensibili. Il tessuto adiposo e il muscolo scheletrico a riposo hanno le porte del glucosio chiuse. Il glucosio non entra. E per aprire queste porte necessitano di una chiave, che è l'insulina. L'insulina quindi apre queste porte e il glucosio entra. È come quando aprono le porte di un concerto e la gente si riversa davanti al palco per accaparrarsi il primo posto. C'è un modo per aprire le porte del glucosio senza l'uso di insulina nel muscolo? Certo che c'è, attraverso l'esercizio fisico. Quando noi andiamo in bici, corriamo o facciamo una qualsiasi altra attività, le porte del glucosio si aprono, senza aver bisogno della chiave dell'insulina. E questo meccanismo serve per facilitare l'ingresso di una molecola energetica facilmente utilizzabile, qual è il glucosio.
Nelle cellule del fegato il glucosio può entrare senza l'utilizzazione della chiave, cioè dell'insulina, grazie ad altre porte, ovvero i GLUT2, che sono sempre presenti sulla superficie della cellula. Nello stato assimilativo, l'insulina attiva un enzima, che è l'esochinasi, che fosforila il glucosio. Gli aggiunge un gruppo fosfato e diventa glucosio 6-fosfato. E a cosa serve questo passaggio? A mantenere le concentrazioni di glucosio più basse dentro la cellula. Ora facciamo un altro esempio. È come se in una stanza possano entrare solo persone senza cappello. Meno persone ci sono e più nuove persone possono entrare. Per mantenere il numero di persone senza cappello basso, iniziamo a mettere il cappello alle persone che già sono entrate, così da mantenere basso il numero di persone senza cappello nella stanza. Mamma mia che esempio, spero che abbiate capito. E questo avviene nello stato assimilativo. Nello stato post-assimilativo avviene esattamente l'opposto. La concentrazione degli uomini senza cappello aumenta rispetto all'esterno, così le persone iniziano ad uscire dalla stanza. Un altro meccanismo dell'insulina è che potenzia l'utilizzazione e l'accumulo cellulare di glucosio. L'insulina, che ormai l'abbiamo paragonata ad una chiave, attiva enzimi, ovvero dei piccoli operai, che utilizzano il glucosio sia per produrre energia dal glucosio e sia per usare il glucosio come base per la produzione di molecole più grandi, come ad esempio glicogeno e grassi. Allo stesso tempo, l'insulina spegne altri meccanismi, altri operai, che manda in pausa pranzo praticamente, ovvero gli addetti allo smaltimento del glicogeno, allo smaltimento dei grassi. Quando la quantità di glucosio ingerita supera le richieste energetiche e biosintetiche, l'eccesso viene trasformato in glicogeno e se le stanze per conservare il glicogeno sono piene, vengono trasformate in grassi. Il terzo meccanismo. L'insulina potenzia l'utilizzazione degli aminoacidi. L'insulina, la nostra benedetta chiave, serve anche per attivare gli operai, che sono gli enzimi, che costruiscono le proteine e manda in pausa quelli che smontano le proteine. Quindi se un pasto comprende proteine, gli aminoacidi sono utilizzati per la sintesi proteica, sia a livello epatico che a livello muscolare. L'eccesso di aminoacidi viene convertito in grassi, quindi alla fine sempre in grasso. Ultimo meccanismo che non piace sicuramente per nulla è che l'insulina promuove la sintesi dei grassi, ovvero l'insulina inibisce la beta-ossidazione degli acidi grassi e promuove la conversione dell'eccesso di glucosio o di aminoacidi in trigliceridi, cioè quello che viene definito grasso o goccioline di lipidiche, la panza. Per concludere possiamo dire che l'insulina è un ormone anabolizzante, cioè che serve per convertire molecole piccole, mattoncini, in molecole grandi, in muri. Paragonate al nostro corpo, serve per costruire il glicogeno, le proteine e i lipidi. Quando l'insulina è scarsa o è assente, le cellule passano a demolire i muri, cioè il glicogeno, le proteine e i lipidi. Bene, siamo giunti alla fine. Allora, spero che abbiate capito almeno questo concetto di cosa fa l'insulina e come agisce nel nostro corpo. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un mi piace e a iscrivervi al canale. Questi sono i video un po' diversi rispetto agli short dove mi diverto a fare duetti. E fatemi capire se questo tipo di video vi piace oppure non vi piace. È importante per me capirlo. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.